Ciao ragazze, bentornati sul mio canale. In questo nuovo video vi volevo fare il video del top e flop per il viso, per la skin care. Non sono tantissimi i prodotti, però visto che li sto testando da un pochino, ho detto io ne voglio parlare. Comincerei dai top, come mousse detergente preferita top, quindi comincerei dai top. Ho questa di Fit Line, che giù nei commenti o nell'info box vi metto comunque il codice per poterli acquistare. E questa qui è una mousse detergente per pelli impure, per pelli acneiche o giovani, e secondo me questa qua è una mousse detergente proprio a mousse, non a gel, e che secondo me è fantastica. Cioè, secondo me dovremmo averla tutti nell'armadietto. Un altro top, come ormai sapete da tutti i video, è il tonico lenitivo alla rosa per pelli secche e sensibili con acqua di rosa di Garnier Skin Active. Questo qua è anche vegana e rinfresca talmente la pelle, e la profumazione è talmente delicata che è pazzesca. Ho provato tantissimi tonici nel corso degli anni, da quando proprio ho incrementato per bene la skin care, e devo dire che questa è fantastica. Proverò poi, perché mi è arrivata anche quella di Fit Line di tonico, e appena testerò per bene anche quello vi farò sapere. Comunque dicevo che nel corso degli anni ne ho talmente trovati tanti che l'unico che non mi dà noia, sia per quanto riguarda l'intolleranza al viso, perché avendo una pelle reattiva, sensibile e molto reattiva, questo è l'unico tonico che non mi dà noia, quindi promossissimo. Come contorno occhi top che vi volevo straconsigliare è questo contorno occhi della Origins al ginseng. Questo contorno occhi ha un paio di 6 mesi, ma è fantastico. L'ho aperto da novembre e guardate già quanto ne ho utilizzato, l'ho anche quasi finito. Questo praticamente vi va a illuminare tantissimo il contorno occhi, a sgonfiare anche le borse. Io a volte lo uso anche come maschera, ne metto un po' di più e lo lascio agire, e questo contorno occhi è fantastico. Ha una profumazione non troppo aggressiva, abbastanza neutra, però veramente vale tutti i soldi che costa, perché costa sulle 29-30-31 euro, quindi non è economico, è quasi high cost, però è il contorno occhi della vita. Se non l'avete mai provato ve lo straconsiglio, acquistatelo. E poi un altro top è questo siero Active Eyes di Fit Line Skin. È una nuova uscita in casa Fit Line, e questo è il siero della vita. Io da quando lo sto usando, da quando l'ho provato, ho il viso che è nettamente cambiato. È più luminoso, i brufoletti sono seccati, quasi del tutto seccati. Mi sento la pelle visibilmente più bella, perché la vedo molto più sana, ed è fantastico. Ha un effetto ghiacciante, proprio perché va a stimolare le cellule del viso, e anche se è abbastanza high cost, io ve lo consiglio perché è veramente fantastico. Anche di questo vi lascio giù nell'info box o nei commenti sia il link del mio profilo Fitline, sia il link dove potete andare direttamente su loro per poterli acquistare. E veramente questo qua, ragazze, io ve lo straconsiglio. Adesso arrivo con la parte dei flop, e arrivo subito. Allora, adesso vi mostro la parte flop del video, che sono 3 prodotti principalmente. Allora, questa che è la Coco Melt di Hello Body, che è il Make Up Remover Balm. La profumazione è fantastica perché sa di yogurt al cocco, però ragazzi, no, cioè è troppo pesante,
sul viso, forse così la vedete meglio, ecco. Sul viso è troppo pesante a mio avviso, e poi ce ne vuole talmente tanta per andare a struccare il viso che, e non lo strucco neanche per bene a mio avviso, che proprio no, e la uso a, proprio a malincuore, cioè la uso, cioè mi dispiace poi anche tanto perché ero talmente contenta di averla presa per provarla. Cioè mi piace solo per la profumazione, per il resto non mi piace proprio per niente. E altri due prodotti che sono flop sono queste creme viso Urocher dell'Elisir Jeunesse. Cioè sarebbero anche buone come profumazione, però non mi piace la consistenza gelatinosa così, non mi piace. Si asciugano anche abbastanza alla svelta, questo sì, però talmente sono liquide che mi si è cappottata la crema, come potete vedere ho fatto un gran pasticcio, non la uso neanche da tanto e mi si è rovesciata tipo mezzo barattolo, cioè sia la crema giorno che la crema notte. La crema notte si salva leggermente di più, però no, cioè, no. Niente ragazzi, questo era tutto, spero che il video vi sia piaciuto. E fatemi sapere giù nei commenti se volete vedere qualche altro tipo di video. E ci vediamo presto. Ah, e nei prossimi giorni vi farò anche il video dei top flop per capelli.